Adesso la parola al consigliere di Leone, prego. A noi io penso che alla città e anche a lui, quindi non è che l'ordine del giorno importa più di tanto come è stato impostato e come non è stato impostato, dato che noi vogliamo raggiungere lo stesso obiettivo che sarebbe quello di non fare questi appartamenti nel prima, dopo. Io direi invece di chiamare l'ingegnere Piutti per capire quale ordine del giorno noi dobbiamo fare per bloccare questa roba. Perché voi solo l'ingegnere Piutti ci dirà, scrivete quello che volete, a me e tanto ci può dare qualche suggerimento per dire se io ho un tipo di ordine del giorno posso fare quello che voi mi dite. Quindi io volevo sentire prima lui se ci dava lui stesso qualche consiglio di come fare. Grazie. È l'interesse di tutti. L'ordine del giorno presentato dalla maggioranza dice una cosa diversa, dice alla luce di quello che è emerso dal parere, bisogna che l'ufficio approfondisca sotto quell'aspetto, perché come coordinare, come realizzare. No, il problema è un altro, invece la strada, che una maggioranza o una minoranza dobbiamo trovare la strada per non fare la strada, l'avevate già segnata, abbiamo espresso una volontà, il problema è diverso. Stiamo chiedendo ad un dirigente dell'ufficio quale ordine del giorno deve votare questo consiglio per bloccare. Sicuramente io deve rispondere, consigliere Sfuggia, lei ha parlato, vorrei intervenire una volta. La mia idea è dal 2007, io mi sono dimesso perché è abnorme l'intervento di 430 appartamenti in quell'area, così come era abnorme l'intervento di 9 mega strutture pari ad un centro commerciale che abbiamo combattuto allora e combattiamo adesso, con una differenza: al posto del centro commerciale, grazie ad una legge nazionale e regionale, è arrivata all'ufficio tecnico, che è materia di ufficio tecnico e non di consiglio, perciò non abbiamo discusso in consiglio, è arrivata una richiesta di variante per l'applicabilità dell'articolo 7,5, che è cosa diversa da quello che dite voi nel vostro ordine del giorno. E lei è un avvocato che dovrebbe andarsi a rileggere la norma e quello che ha scritto, richiede la possibilità di applicare l'articolo 7,5 del piano casa. Allora questa sera noi stiamo sostituendo il Consiglio Comunale, che è diventato il TAR, organo che decide se è applicabile o meno questa norma. Mi sembra una cosa alquanto strana. La seconda parte dell'ordine del giorno presentato dalla minoranza dice bisogna applicare un PUA. Ho chiesto di depennarlo per farlo unico. Ma lei dice no, depennare allora un conto. Perché ancora una volta qua si mistifica la verità. Lei ha detto sono simili, cosa non vera. Perché l'ordine del giorno della maggioranza è completamente diverso da quello che lei ha presentato. Le spiego perché. Allora, se abbiamo lo stesso obiettivo è uguale, ma tecnicamente lei ha chiesto di applicare un PUA per andare a recuperare gli standard urbanistici consumatisi nel C1 Nord, e anche qui dovremmo approfondire, invito questa minoranza a verificare quali erano gli standard non applicati, e con una PUA, che vale a dire che noi dobbiamo espropriare quell'area, dobbiamo recuperare le aree standard urbanistici, zona F e quant'altro, che qualcuno ha consumato nel Cino Nord. Signori, io credo che i due ordini del giorno sono diametralmente opposti. Quindi dobbiamo dire la verità, o a meno che la presenza delle telecamere fa fare la passerella
ma stiamo dicendo un sacco di fesserie. Non mi ha seguito, io ho detto che per agevolare il compito detendiamo una parte, arriviamo a una conclusione non di carattere tecnico ma di carattere politico sulla opportunità di fare gli alloggi. Tant'è che dovrebbe allora risenta la registrazione, ho detto deteniamo da tale punto a tale punto e facciamo delle conclusioni politiche. Evidentemente non mi ha, sono stato io che dice forse. Allora, il nostro direttore di parte di Renato, io consiglio intanto a rasserenarsi innanzitutto e a continuare la discussione, salvo poi verificare eventuali istanze da porre al dirigente della rete. Il dirigente non parla. E sto appunto dicendo questo, se non mi ascolta. Presidente, che lo scudo c'era stato anche... Quando durante il mio intervento qualcuno mi ha chiesto qualche presentazione in merito a quel pagamento di quei 90.000 euro circa degli oneri, se l'ingegnere può dare spiegazioni su questo. Se c'è questa richiesta da rivolgere all'ingegnere, io pregherei l'ingegnere Biondi, che ringrazio tra l'altro per la sua presenza in aula, di dare risposte a che cosa si riferisce quel pagamento, perché il permesso di costruire non è stato rilasciato.